Ciao a tutti, oggi siamo tornati su The Battle Cats. E oggi non so di preciso cosa andremo a fare, ho ancora da vedere se ci sono di nuovo i cancelli Aku, o almeno i livelli disponibili. Se non ci sono, ho altre cose da fare. Allora, abbiamo Mongolia e Australia. Ok, Mongolia e Australia. Va bene, allora facciamo prima di tutto. Andiamo ai livelli leggendari e facciamo arriva sposa, così magari la evolviamo subito. E poi andiamo a fare i cancelli Aku. Ma prima di cominciare, ovviamente, apriamo i nostri ticchettozzi, ovviamente. Abbiamo il titano, contabilità ed energia felina. Allora, facciamo intanto così. Ok. E per il resto usa tutto. Perfetto. Altra cosa. Oggi per caso c'è la Epic Fest, esatto, ma noi abbiamo solo un ticket, che meraviglia! Guardate, adesso mi esce il gatto più inutile del gioco. No, no, ok, sono emozionato. Gatto culturista, lo stavo per scambiare per XP, oddio. Lui va evoluto, lui è un grande, il gatto culturista è un grande. Il gatto culturista è un grande, vai evoluto. Subito, almeno al 10, lo voglio almeno al 10, vai. E mamma mia, già a livello 16, non ce la mettiamo, ma ci manca un bordello di roba, che bello. Allora, ci manca un mio agrume verde, 4 viola e 2 blu, cioè 1 blu, scusate. Ma ho la soluzione, perché domani, se non sbaglio, ci sono tutti i frutti. O forse mi sbaglio, però comunque il primo possibile lo voglio evolvere, quindi mi metterò un po' a farmare. E lui infatti è molto buono perché fa danni enormi ai nemici neri. Perfetto. Va bene. Volevo un Uber, ovviamente, ma lui non mi dispiace affatto. Ora andiamo a vederlo, così ci prendiamo anche 5 frisket. Perfetto. E adesso si prosegue, arriva sposa, inoltre sfida di giugno 2 e la sposa proibita 2 la faremo più avanti, però adesso volevo fare un po' i cancelli Aku perché sono curioso, ecco, però ho già sbagliato, gioco, grazie, radar tesori e si va, poi vediamo. Ok, ovviamente ci portiamo dietro il nostro fantastico gatto corriere. Poi mi sono dimenticato di togliere il gatto giamiera. E secondo me va tolto. E va messo. Bisogna mettere, secondo me, Mitama. Perché comunque può essere molto buona. E vorrei mettere anche altra robetta, però vabbè. Andiamo così, ovviamente il gatto corriere farà sempre parte dei nostri deck perché il gatto corriere è un grande, veramente un grande. E vabbè, si parte. Inoltre il gatto corriere è quasi veloce quanto il gatto pazzo. No, è vero, me lo ricordo. L'ho visto tantissimi anni fa in video vecchi. Comunque, non credo sia troppo forte. Adesso mi sta facendo venire molta paura. Ma non importa, io partirei direttamente con lei e dato che abbiamo soldi anche di K-posizione gravicci, abbiamo un po' di gorilla neri, ma per il resto dovremmo gestircela, spero. Poi andiamo di cyborg perché da quanto so in questo livello le cyborg sono il top e quindi spawniamole. Poi inoltre la difficoltà del livello è esperti, quindi veramente una cavolata, dovrebbe essere veramente veramente semplice. A quanto pare di vita ne ha, però stavo scherzando, non ha vita, è già morto. Allora era un livello veramente easy, cioè ci abbiamo messo 2 minuti a farlo, veramente. Finito così? Vabbè, non mi lamento. Del resto volevo sbrigarmi perché, come vi ho detto, se no il video dura troppo e non ce la facciamo a fare i cancelli Aku. Comunque, ce l'abbiamo fatta, quindi andiamo ad evolverlo, però no, non ho XP, o sì? A che livello ce l'avevo? 14, non possiamo evolverlo. Vabbè, lo evolveremo in un prossimo video.
Intanto abbiamo sbloccato la sua forma reale. Poi vedremo. Ora, torniamo nei cancelli Aku e si prosegue Mongolia e Australia. Allora, partiamo dalla Mongolia e magari al posto di Mitama andiamo di... però al posto anche del ramen. Di sicuro già mi era che adesso abbiamo evoluto al 40. E poi il behemoth che comunque può essere molto utile se mettono qualcosa di lento che ha un botto di vita. Perfetto. Ho molta paura, come vi ho detto nel scorso video. Non credo sopravviveremo un secondo, ma noi ci proviamo. Allora qua, musichetta del livello standard. Di solito c'aveva quella musichetta fighissima, però ci accontentiamo. Sfondo molto carino, ci sta molto con questa atmosfera. L'unica cosa che non va bene in questo livello è che ho messo lo speed up e ho sbagliato. Che gioia. Vabbè, non importa. Allora, questi serpentelli comunque sono gestibili. Sono gestibili. E mi sa che in questo livello metteranno soltanto serpentelli. Oh, è partita la musichetta bella. Musichetta. E siume, si gode. Questa musichetta è fantastica, la sto adorando. Davvero pazzesca. Ok, l'unica cosa, cioè la cosa che dà più noia dei serpenti è che lanciano quelle onde d'urto che fanno un botto male. Ma non sono il peggio, ecco. Non sono il peggio che ha da offrirci questo regno, quindi lasciamo stare. Comunque, me lo aspettavo molto più difficile, però in realtà c'era da aspettarselo che l'avrei fatto perché è il secondo livello, quindi mi va bene. Intanto abbiamo l'altare acqua a livello 5, ancora non so bene come funziona, però va bene. Inoltre adesso abbiamo da fare l'Australia, ok. E nel livello dopo che abbiamo completato nello scorso episodio c'era il pinguino Aku e non è stato affatto bello affrontarlo. Proviamo, non me la sento, ho paura, ma vediamo un po'. Qua musichetta super fighissima, subito all'inizio e si parte. Ok. Allora, qua abbiamo un bel angelico che fa... che fa del danno notevole, dai. Cosa? È sopravvissuto a un colpo della Ken Ken? State scherzando? Cosa? Ha resistito a due colpi della Ken Ken? È ancora vivo. Ah, ora mi ricordo perché. Giusto. L'altare Aku ci depotenzia. Me l'ero scordato. Quindi un ippopotamo Aku. No, cioè volevo dire un ippopotamo angelico ci distrugge. Siamo spacciati. Ma perché in questo regno ci devono depotenziare le unità? Scusate, eh. Perché? Cioè, così è impossibile. Perdiamo per via di un ippopotamo angelico. Ma no, dai. Cioè la cancana non fa più danno. Che tristezza. Va bene, quindi la cosa più difficile in questo livello credo siano i nemici angelici. Però, vabbè. Li gestiamo. Poi se mettiamo un uberone, se riusciamo a metterlo, è fatta. Anche il behemoth, eh. Ma comunque il nostro gatto corriere sta dando un bel supporto. Ok. E se ce li picchiano male, implodo male anch'io. Ci stanno danneggiando la torre, ma li stiamo respingendo. Perfetto. Ora, se qualcuno muore e ci dà un bel po' di money money, forse riesco a spawnare qualcuno, eh. Quindi, se qualcuno vuole morire, va. Ok, no, non ho dato abbastanza soldi. Peccato, allora andiamo di... No, vabbè. Ma ci ha disintegrato. Oh, è impossibile. È impossibilissimo. Non ce la facciamo, dobbiamo cambiare strategia. Ok, non è vero, non è vero, non è vero. Forse ce la facciamo. Aia, ha fatto stra... No! Ma perché devono sparare i laser dagli occhi? Era fatta. Era fatta.
Vabbè, andiamo di speed up e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Questa volta proviamo a farci danneggiare, cioè anzi, mettiamo sempre la Ken Ken, e accumuliamo soldi. Accumuliamo soldi e mettiamo magari capo sezione Gravicci. Ok. E così la situazione è già molto migliore della precedente. Ora, secondo me dobbiamo andare anche un po' di cyborg, quindi non tralasciamole e mettiamo le cyborg. E ce la stiamo gestendo molto meglio di prima. Gli ippopotami. Questo è quasi morto, credo. Aia. Ah, quello ho fatto male, ecco. La cosa più difficile in questo livello sono quei raggi. Cioè, prima la cosa più difficile in questo livello erano gli angelici, adesso sono quei raggi laser orribili, anche se in realtà sono onde d'urto, però non importa. E mi sa che ci disintegrano. Disintegrati. Come possiamo fare? Proviamo a rifarlo. Cosa possiamo fare? Forse al posto da... di sicuro, di sicuro, di sicuro, di sicurissimissimo. Qua. Il gemmiere va tolto. E bisogna mettere... dov'è? Il gatto ramen. E magari poi proviamo a mettere il behemoth. Non lo so, possiamo provare a mettere il behemoth. Proviamo, eh. Però di sicuro stavolta, me ne ero scordato, mettiamo doppio ramen. Che anche se è depotenziato dovrebbe tenere un po' a bada il cagnolino. Invece ne è già morto uno. Ma perché ci dovevano depotenziare? Gioco brutto. Proviamo di Behemoth, vediamo come va. Beh, andrà decisamente meglio. Però il Behemoth muore subito con il raggio laser dei serpenti. Quello potrebbe essere un problema. Però questa volta non è stato preso. Ok. L'ippopotamo l'ha sentito il colpo. Dobbiamo tenere a bada ancora questi acu. Aia! Ha fatto male. E no, no. Ancora vivo, ancora vivo, ancora vivo. No, erano due. E come si fa sto stage? Come si fa? Scusate. Cosa possiamo mettere? Non saprei. Perché ci pushano troppo. Siamo troppo depotenziati e ci arrivano subito sotto base. Super rari che c'è. Boh. Cosa abbiamo di buono contro gli angelici? Tu indebolisci gli angelici, respingi blocchi, rallenti blocchi, respingi, respingi, sei resistente, indebolisci, rallenti. Tu li rallenti. Ah, giusto, la Kenshin. Ma come ho fatto a non pensarci prima? La Kenshin. Ah, facciamo finta di niente che è meglio. Come ho fatto a non pensarci subito? È ovvio che dovevo mettere la Kenshin. Ma cosa stavo pensando? Cioè, se non mettevo la Kenshin, vabbè, lasciamo stare. Come ho fatto a non pensarci prima, davvero? Vabbè, proviamo a fare così. Ok. Stanno arrivando gli Aku. Proviamo a mettere lui un attimo. Resisti, resisti, resisti. Ok. Ottimo, oh, no, no, ottimo niente, ottimo, ok. Perché siamo sempre sotto torre, mondo. Inoltre la Kenshin, non so parlare, dovrebbe avere anche molta più vita rispetto al Behemoth ora. Forse sto dicendo una cavolata, ma a mio parere mi è sembrato abbia molta più vita del Behemoth. Ora, la situazione è molto migliore della precedente, però se un serpentello ci ammazza la Kenshin, allora lì potremmo essere in grossi guai. Però, per ora sta andando bene. Sta andando bene. Ok. Forza, forza, che li teniamo a bada. Perfetto, perfetto.
Senza la Kenshin non ce l'avrei mai fatta, davvero. Devo potenziarla perché ce l'ho ancora a livello 16 o 15, non mi ricordo. Perché sto dando anche importanza ad altre cose. Adesso poi ho da usare un botto di XP, sia per evolvere con Mare Sumo che per evolvere il gatto pizza. Quindi Kenshin dovrei aspettare ancora un po'. Però intanto questo stage l'abbiamo completato. E quindi già, insomma, due stage acqua in un giorno, non mi lamento. Non mi lamento. E intanto l'altare acqua è salito a livello 6. Va bene. Piano piano moriremo male, palesemente. Però boh, speriamo bene. Allora, qua ovviamente come livello finale c'è la luna. E poi mi sembra gli stessi livelli. Le uniche differenze si trovano in mappa e alcune sono sconcertanti, ma non importa. Allora, come ultima cosa, proprio ultima, possiamo fare una partita alla sposa proibita 2, tanto per vedere com'è, così all'inizio. Appare Lex, va bene. Saranno nomi brutti, ma molto molto brutti, quindi lasciamo stare. Però comunque... Allora, intanto loro hanno messo un cagnolino alieno anche molto forte. Ok, ma noi andiamo di corriere. Che ce frega, noi si va di corriere, si distrugge tutto. Ok, no! What? Ma che è? Non l'ho mai visto. Ok, di sicuro non è una cosa bella. Ma proprio per niente. Secondo me ci disintegra. No, è impossibile. No, 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 no. È troppo forte. Altro che quello nero, quella aliena è 20 volte più forte. Ho paura. Ah, fa malissimo, fa malissimo, fa malissimo. No, no, è impossibile. Come si fa a fare sto stage? What? Possiamo provare di bambo. Allora, facciamo ultima prova per chiudere il video, però volevo vedere se riuscivamo a fare qualcosa. Se no, vabbè, pazienza. Cioè, in realtà, un modo ci sarebbe. Sono stato un po' stupido io che ho attaccato subito, invece. Mi chiudo in base, farmo un po' di soldi, spawniamo capo sezione Gravicci e, come si chiama? E il Behemoth, tutti insieme. E in quel modo forse ce la facciamo. Intanto il nostro corriere tiene a bada la situation. Ok. Perfetto. Forse non dovevo spawnarli subito, però non importa. Tanto i soldi dovremmo averli, tecnicamente. Ok, quindi si inizia Behemoth. Vai di Behemoth e capo sezione Gravicci. Proviamo così. Spero funzioni, perché comunque il Behemoth fa un botto di danno. E quindi speriamo funzioni. Ok, aia, no, ma ce li teletrasporta questi infami. E si ridanneggia anche. Ok, non dovrebbe avere molta vita. Speriamo bene. Aia. Ci sta per ammazzare, io ve lo dico. Ma quando muore sto coso? Qualcuno lo ammazzi, per favore. Ok. Per un momento ho avuto paura, eh. E se questo è il primo stage, non oso immaginare gli altri. Non oso immaginare gli altri. Certo, se avessimo la Wakened Behemoth, quanto sarebbe stato più semplice. Vabbè, intanto abbiamo ricevuto un biglietto Fortuna G, quindi apriamolo prima di concludere il video e vediamo che ci esce. Speriamo un po' di XP perché ci serve adesso, 100.000, dai, ci sta anche se è molto poca, però va bene. Vabbè, dai, per questo episodio è tutto e quindi, beh, ciao ciao!